bisogno del permesso del Parlamento europeo, punto. Cioè, attenzione che gli accordi in uno Stato di diritto... Che cosa? Vabbè, vedremo poi come va a finire, però se voi pensate di trattenere la Gran Bretagna in funzione del fatto che ci sia un voto politico del Parlamento europeo, che non ha alcuna capacità di legiferare, perché sappiamo benissimo che... Guardi, senatore Canziani, allora stanno esercitando l'articolo 50, previsto dai trattati. Una procedura... Punto. Previsto dai trattati, mai utilizzato certo, prima, questo certo, vale la pena di ricordarlo. Allora, nella procedura... Nella procedura è previsto che il Parlamento europeo, non lo sta dicendo Gianni Pittella. Sì, ma se ne sono andati, tu puoi dire che non sei d'accordo, è previsto che... Sì, ma noi abbiamo il diritto di dire che un accordo di divorzio ci sta bene o non ci sta bene. E se dentro questo accordo di divorzio non c'è il riconoscimento di diritto dei nostri cittadini, noi non daremo il nostro ok, sia chiaro. Quando uno fa un divorzio, poi va al tribunale con gli avvocati e fa una sorta guarda, di causa. Pittella, mi dia retta, guardi, se pensate che la Gran Bretagna si fermi davanti a un avvocato, forse hanno... Ma io non sto dicendo nulla, io sto dicendo quello che farà il Parlamento europeo, le istituzioni europee per tutelare... Mi consenta di dire una cosa, poi lo vorrei ripetere, altrimenti si crea confusione. Ma no, è molto semplice. Perché lei probabilmente vuole speculare sul fatto Pittella, che noi non difendiamo non i nostri cittadini, noi voglio difenderemo i nostri cittadini. Ha sentito, senatore, il Presidente dice che l'Europarlamento ha tutti gli strumenti che metterà in atto per garantire e insomma non perdere per strada i diritti ma acquisiti. Ma le faccio una considerazione da molto dei cittadini semplice. Europei. La Gran Bretagna ha deciso di andarsene, fantastico. Pittella e 52% Company, Pittella e Company, posso dire, noi non siamo d'accordo a queste regole. E quali dicono? E allora noi ce ne andiamo. Cosa fai? Gli fai guerra? Punto. No, è ovvio. Cioè, quando si fa un divorzio bisogna essere d'accordo, ma qui che qualcuno pensi di portare la Gran Bretagna in tribunale per far valere davanti a un tribunale delle regole che non vengono più riconosciute, perché ovviamente rescindendo i trattati non vengono riconosciuti gli stessi principi che vi stanno dietro. Gente, prendete atto di una questione che è accaduta e muovetevi velocemente, perché l'Europa, così come fate, è destinata a disgregarsi. Se non c'è un rispetto delle persone, dei popoli, ed è basato tutto solo sulla finanza e sugli interessi sono confliggenti con quelli dei popoli. È oggettivo.